vengo dal mondo del lavoro, come arriviamo tutti. Un bel giorno però mi sono deciso a ricercare dov'è che stava il problema, perché lavorando tutti i giorni non se ne veniva a capo, lavorando onestamente, intendiamoci. Dopo le mie ricerche sono approdato poi alla scuola monetaria del professor Auristi, mi sono documentato sul signoraggio e ho capito che era quello il problema, l'emissione monetaria. Quindi, obiettivamente parlando, ho scritto poi un libro, ho detto la conoscenza non la possiamo tenere rilegata solamente con dei libri tecnici. Ho avuto l'idea di romanzarla, in modo che la conoscenza deve essere esposta a tutti, deve andare su altri livelli, su altri piani. Quindi, benvengano le riviste come quella di Domenico Longo, benvengano i libri tecnici, benvengano i romanzi, benvenga qualche trasmissione, magari anche qualche film. Perché questa battaglia da soli, come siamo, non la potremo mai portare avanti. La consapevolezza deve prendere tutti. Quanti più siamo a prendere consapevolezza, meglio è. Il titolo è emblematico. Sento? Sì. Forse si è staccata la spina. Prova? Ah. Sì, funziona. Come facciamo? La moneta di Satana, obiettivamente. Questa moneta attualmente è a tanto di satanico, perché dall'essere un mezzo al servizio dell'uomo, la moneta, oggi è diventato un mezzo per dominarlo. Quindi, se non ci rendiamo di questa situazione, non ne verremo mai a capo, ma dobbiamo coinvolgere gli altri, perché da soli non andremo da nessuna parte, ricordiamocelo questo. La moneta di Satana, quindi, oggi attualmente ha delle energie realmente negative. Dobbiamo necessariamente uscire da questo percorso. Come diceva il professor Auriti, come ha spiegato Domenico Longo, che io non mi rimetterò a dire ora cos'è il signoraggio, bene o male chi sta qua lo sa che cos'è il signoraggio. Il professor Auriti ha chiuso questo voto giuridico facendo l'esempio dell'isola deserta e diceva con questo esempio: se noi mettessimo un governatore di una banca centrale a emettere moneta su un'isola deserta, il valore non nasce, perché manca la collettività che lo accetta. Quindi ha fatto capire che il valore della moneta lo diamo noi per convenzione sociale e non è il banchiere che lo emette, è chiaro? Ora, ritornando a un problema di fondo, finché saremo pochi e saremo divisi non lo risolveremo mai questo problema. Stamattina è successa una cosa drammatica: finché si rimane rilegati alla politica, destra e sinistra, che noi tutti sappiamo che il divide impera è sempre in atto, ma la maggior parte della gente non lo sa, anche chi fa parte di questi movimenti. Dobbiamo fare quel salto successivo che va al di là della politica. Io sono promotore dell'unione, cioè dobbiamo necessariamente essere uniti, se no non ne verremo a capo. Ma si deve chiedere l'unione anche alle forze dell'ordine, a qualche giornalista come è stato Giulietto Chiesa, che sono voci fuori dal coro. Però se non aumentano queste voci fuori dal coro che stanno al potere, anche noi possiamo fare ben poca cosa. La lotta è dura, si sa, è risaputo, però per chi ha preso consapevolezza deve continuare ad andare avanti. Dobbiamo aiutarci e stimolarci l'un l'altro e continuare con questi presidi. La manifestazione fatta il 16 giugno eravamo 1000, eravamo pochi ma nello stesso tempo eravamo tanti. A Cervetri l'ultima manifestazione che abbiamo fatto è andata molto bene. La gente comunque incomincia a svegliarsi. Siamo all'inizio anche di queste manifestazioni pubbliche. Il professor Auriti le prime denunce le ha fatte nel 93. Oggi siamo nel 2011, di strada ne abbiamo fatta. Teniamo conto che è lunga, molto lunga, magari i benefici non li vedremo nemmeno noi. Se io oggi sto qua sto per mio figlio, sì, i figli. E forse magari le vedranno i figli dei nostri figli. Vorrei dire che saremmo quella goccia che in un secolo magari è arrivata all'obiettivo finale, magari anche fra 200 anni, ma dobbiamo continuare. Siamo pochi, ma dobbiamo continuare. Io vi ringrazio, non voglio rubare altro tempo e passo la parola a un tecnico come Salvatore Tamburro, che ha fatto una tesi in economia, in economia e commercio, quindi specificando bene il signoraggio e tutto. Sì, perché ripeto, io ho fatto un romanzo, ma per semplificare il meccanismo, dal taglio thriller, denuncio la questione del signoraggio e spiego molto bene la scuola monetaria del professor Auriti. Salvatore ha fatto ben altro, molto più ricco il suo libro. Cedo la parola a te, Salvatore, grazie.
Allora,